questi anni numerose sono state le rappresentazioni teatrali in vernacolo che hanno contraddistinto l'attività del Piccolo Teatro, che ha sempre aperto il sipario su quella realtà neritina fatta di tradizioni dimenticate, volti curiosi e dai colori tipici del nostro passato, portando in scena passi di vita vissuta con l'intento di far conoscere, soprattutto ai più giovani, gli usi, costumi e tradizioni di un tempo. Proprio in virtù di questi principi abbiamo ritenuto opportuno, in occasione del 50° anniversario, proporre un testo inedito a firma del nostro storico commediografo Mimino Spano dal titolo Passaporto Pilunfiernu. Una commedia in due atti, dal testo allegro e divertente, con la regia di Andrea Barone, che narra delle vicende terrene e ultraterrene accadute a Raffaele Damasco, un uomo semplice e cagionevole che vive la sua semplice vita lamentando atroci dolori e passando il suo tempo in piazza a bere con gli amici. Ma è giunto anche per lui il momento della resa dei conti. Saprà cavarsela ed uscire indenne dal giudizio supremo? Un susseguirsi di situazioni ed equivoci frizzanti e divertenti coinvolgeranno il pubblico che, grazie a questo spettacolo, potrà riscoprire il lato tragicomico dell'uomo. La compagnia, ancora una volta diretta e preparata dal nostro bravo regista Andrea Barone, si esibirà in una rappresentazione corale, con personaggi ben curati e con una scenografia di grande effetto. Un invito a spegnere i cellulari, grazie e vi auguro buon divertimento. Lassa, aiutami a inducire questa coperta, no? Zacca di là, zacca l'angolo, zacca. Così poi dopo mi mento, gira, gira. Così dopo mi mento, preparo una picca di brodo pissirita. Facino a ci lo sente, tu sparleggiato di cristiano quando viene. Lassa, lo costrolica tu, non lo pensare. No, non lo pensare. E ce non lo penso io, figlia mia. Pensa io come faccio a finire i pensieri. E ma ci non lo calcolavi tanto e dici che qui durante scaffotte non li facia. E c'ha giù fare, figlia mia, c'ha giù fare! So io non mi individuo più. Immaginate una stiamo. Pensare a di l'ora che mi ha giunzurata, non sa ciò che significa pudire. E tu picce l'hai terminata a mezzo di fuoco? Chi c'è? Eh? Figlia mia, non lo sai come dice il proverbio? No? Capirmo stuzzo di sardizza, tu come mi picchi tutto il cuoco. Tu come picchi. È santiso, le parole di lupo un'anima di Siri, ma no, paraiso, rego riposo a tu cristiano. Diceva sempre, a parte figlia mia che non mi faceva mancare manco un latte di lucetto. E poi mi diceva sempre, figlia mia, apri gli occhi, guarda che lo matrimonio non è un quadarotto, che lo quadarotto lo cangi quando vuoi, ma lo matrimonio no. E poi mi diceva sempre, idi figlia mia, che ci lascia la strada e capilla noa, sape qui giù che lascia, ma non sape qui giù che trova. Lo nonno ti li era aperti buoni, dice Riedi allora. E dice, ma nera mi li era aperti, figlia mia, e santì sulle parole sua. E mo non m'era ruota a mia in sotto a testa in forre. E pensare che ha giubuto tante di quelle fortune, figlia mia, ma tante di quelle fortune, ma non mi indaggio saputa pigliare mancuna. Ha fatto male, ma che lo proverbio sai come dice? Ci incatene colpa di guai sua, così li piange da stessa. Ha ragione, figlia mia, ha ragione. E c'è a giù fare, dimmi, c'è a giù fare, c'è giù sparvigiato di cristiano micicò, manco che m'erano tornanti lo principe di Caracalla. Manco. E la bestia, che io sono una di quelle, figlia mia, che si lascia passare tutto di sotto al naso. Ci no, figlia mia, a linea dell'arciprete eravamo spicciati.
Ma quiddo per quiddo si è piegato la mano e lo vede. Ha visto ogni fiata che gli facevi tanti lisci e strisci e ha minato a caggia, ha minato. Tieni ragione, figlia mia, tieni ragione. Pensare che non ti face nulla di la mattina alla sera. Sai, sempre stinticchiato un ciallulietto. L'unico pronziere suo, sai qual è? Così alza, così este e così ti scappa alla terza. Non si lava manco la faccia. Dice che la tiene delicata. E poi, figlia mia, c'è taggio dire che io certe cose a te non ti li faccio fare. Di robe che porta su. Di quei siu, di quei siu, figlia mia. Quando si le da camisa, di quei siu. C'ho le stomaco con la faccia cristiana. E poi non ti dico quello di sotto. Manco la pezza di canta. L'unico pensiero suo, sai qual è? Così este, con quattro così ti scappa alla piazza. Capoi, ma c'è chi che vai facendo tutti i giorni a mezzo alla piazza? No, ce vai facendo. Secondo te ce vai facendo. Lo fessa vai facendo. Vai ricucchiendo lì gli esteme, gli spalleggiati pure sua, che hanno lasciato la sera prima a mezzo alla piazza. Qui tu vai facendo. Ah, madonna mia, non ti... Città la ghetta. Ai! Ai, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, li giacci. C'è bene, mamma e figlia, no? In questa casa quando lo muscio manca, li surici ballano. Ai, da bui, no, io non mi fido, ma quella c'è già sta mille a questa, no? Ai, 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 ai. Mamma mia, c'è squagliata che ho fatto. E ho pensato sempre agli billettamenti, pensati. Rafè, questi non so billettamenti, questa fatia chi è? Poi sentiamo, quali sono le cose buone per te, visto che questi sono billettamenti? Non me lo viene in terra. Ai, ai, ah, mamma mia, perdo. Acqua. O vai o vieni, sei più un pensiero stati. Mo bi così di una camicetta, mo bi così di un paio di cazzi, mo una conna. Le cositure non bindienti, non panza. Mi dica questi sono sacrifici che facciamo io e la mamma. E sacci che li facciamo che sparagniamo. Dici, la figlia mia, dillo. Con sparagnati? Sì. A me mi pare che mi costa lo triplo. E che penso che c'è fessi siamo qua. A mia, sta fino, manco le fiato c'è. I soldi mia, sono buesci. Li buesci, guai ci si toccano, sono buesci. E mi parlate di sparagnare. Qua c'è uno che ha da veramente sparagna, qui lo so io. No? Perché io lo presento buono. Capite o no? E non spendo una lira, né a me dice né a medicina. Tu mi futti questa storia che non ti vai sentendo buono. Quando stai da fuori parli con gli sparleggiati per i tuoi ti passa tutto. E come quasi qua intrazzacchi, ai oi, ai oi. Infatti, la ti vai sempre a me sulla piazza. E tu dici? Iabba, che non ti senti buono, iabba. E c'è poi le dica allora? Non ci siedi se no tutti i giorni. Un cristiano non si sente buono, loro sempre c'è a casa, stare chiuso? Senti, io non ci ti credo, manco ci ti dà chiaro la cosa. Non ci mi credi, non ci mi credi. Io, tu a sapere, se mi senti? Sì, ma non mi toccare però che mi toglio. Io non ce la faccio più con fare questa vita. Una vita di sacrifici, di ripezzature, di cuciture, di cucinature, di pulizie, ma è giusto a casa, sai? Si sa perché facciano l'altri mariti per gli mucchieri. E c'è io per voi niente faccio. E c'è chi che faccio? C'è chi che faccio? No. Casualmente come mangio la capo tutti i giorni, con bianco la panza di mangiare a totte toi, niente sta a bipare a voi. Ma da spiccia tutto, allo mangiare. No. Caffè, non si campa solamente di mangiare, sai? Oh. No. Si campa pure di soddisfazioni. Tu sai Piccella Ambiesti? Sai Piccella Ambiesti? Di quel dagnone?
ci ne abbia di moca te rancortata, mi intera ciuta. A dove ricciuta? A giro, al paese. Come faci c'è? Anzi no, sopra la strada di Lecce. No! La strada di Lecce le vai. E te ce ne fai la strada di Lecce? Come fai io? No, come fai io le vai. E sa c'è fatica facile? Non mi dire che ho già capito. Lavoretti. Lavoretti. Sì. E i cristiani la richiesta ci hanno allo sindacato che si aprono con bene. No? A da fedda, Lavoretti. Ah, non me l'ha risposta io. E di quanti mascoli che mi era tirato su su. No. A giocà. Ma c'è to a tirare, ma c'è to a tirare. Ma questo non ce l'ho tutta tirata, ciò lei. Certo, scusato, sì. Ecco, io mo pure scusato sono diventato con. Va bene, me. Ma, e ti dico io, ma è possibile che ogni fiata che dico una cosa non mi discredire? Non è. Ah. Non ci ti creo, non ci ti creo e non ci ti creo. Te mafu. Va bene, allora, ci le cose sono così. Tu lascia tutto quello che sta a fare, ci facciamo il dottore, fa bene, mo a qua il dottore, mo a venire il dottore qua, mo a venire. Mo non posso lasciare. C'è di tu? Non posso lasciare, mo. Sì, c'è di tu? Sì, figlia mia, sta begna di noi. Sì, così mo femmine con lui più di un anno. La chiamano dottore, c'è non ce la spiccia, chiudi l'armatura. C'è mai che dice non puoi lasciare? Senti, a me mi pareva con la scusa di dolori che stanno di picche vi fessa a tutte voi. Oh, bella educazione che l'ha imparato, eh? Ma cosa solamente l'ha imparato? Corrisponde così, a noi sire, a noi genitore, no? Allora, io omaggio proprio straccata quest'altra sta casa, sai? Ci sta chi te ne? Beh, c'è anche qualche scorciato, tutti in di porta, beh. Non tarda, no, non tarda. Non niente, almeno... Ah, ma maledetto, mamma e figlia, ma figlio, mamma. L'armatura, figlia mia, sta begna di noi. Così gli l'ha mandato Gesù Cristo e così tocca a noi. No. Facciamo sto Cristo di dottore, per favore, va. Sì, pacienza. Senti, tu niente. Ma quando vi pensate che non ti ho fatto niente, mamma e figlia? Mi rincino proprio a canti, non sai? Vuola, potevi pure spicciare, che cagnone asciuta ti lo chiamano, dottore. Ci unge la pure o non scoppiano. Ci raccia e succede qua. Attenti, va bene, va bene, tu dici che non... Va bene. Tu dici che non succede niente allora? Va bene. E niente di me, va. Furmine ci mi fida a miazzo, ma c'è fiate capro. Ah. Ma la capo sta mi gira la banca, si con la banca. Ah, io lo so. Va bene. Sapete ci vuole un bagno, va? Va, va. Mamma mia! Va! Non mi credo, sono te lo disgraziate di queste. Non mi credo, non io che mi crepo, mi dite, no? Ah, ma... Ci da sconcriato, nonno. Come si sonna una cosa, omo o mai? Come Pietro Cane, che è? Mi indicrepa la vita mia. Mi crepa. È permesso? Ci è? È permesso, signora? Avanti, avanti. Buongiorno. 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 A questo. Buongiorno. Buongiorno. Sono Pio Tosto, signora. Messo esattoriale. Che cosa senti? Un messo, signora, esattoriale. E la messa udici qua. Senta, signora, veda che io ho un'ottima memoria. Quindi, vado in cerca del signor. C'è una buona memoria. Signor Raffaele Damasco, ah. O lui o chi per lui. E allora ci vuoi proprio io, mo ti lo chiamo, e si denanzi. Raffaele! Raffaele! Ehi! Vieni, vieni! È arrivato già! È arrivato sì! Un dottore, no? No, ne quale dottore? Ah. Ma qua c'è uno che dice che la fine è tosta e non le dice la messa qua. E qua per uno vuole avere tosta? E ci sta. No, mi stanno di baccavare. Buongiorno. Signor Marasco. Marasco. Io Damasco mi chiamo. Damasco, Damasco, Damasco. Sono Pio Tosto, messo esattoriale. Piace. Beh, e beh, che cosa sei venuto qua a fare? Che vuoi? Le sto portando una cartella morosa. Ah. C'è Standucci? Ma
Ha capito bene. Ma di chi si tratta? Non si tratta di niente. Va, grazie di Dio. Va, fare qualche cosa. A me la cosa mi puzza. Non c'è niente che puzza qua. Qua c'è una cosa tosta solamente. Amo le rimutiamo a questo. Basta. Beh, sentiamo qua. Dunque, signor Burrasca. Burrasca. Damasco. Ah, Damasco. Le sto portando questa cartella esattoriale che è scaduta la bellezza di 6 mesi fa, non 5, 6. E ora bisogna estinguerla. Come vogliamo fare? C'è chi è quella parola che ha detto, signore? Quale parola? Ha detto estrangula. Ho capito. Estinguerla. Estinguerla significa pagare. Pagare? Certo. Quando? Sì, come quando? Mo. Mo? Allora. E dici tinti, vai, io ti aspetto il dottore, va, io non mi sento bene, vai, fottendo pure te, manca questa mattina qua, va. Che cosa ce ne importa noi del dottore, signor Piccione? Ci risulta. Io Damasco mi chiamo, Damasco. Certo, Piccione. Senta, io non ho tempo da perdere, va bene? Tutto che sta dicendo tu le sta facendo. Mo comunque ti indacire. Vada all'umiscio tua e dille che il signor Damasco non si sente bene. Appena mi sento meglio, non ti preoccupare che sappio io come faccio a fare quella giusta la situazione. Mo, allora facciamo così. Io adesso esco, vado a fare un giro e poi torno. Torno e si ricordi? Mi toccate che mi tocchi. Formica. Che ci sta pure la mora. Ah, pure quella mi induci. Non ti preoccupare. Va. Ci vediamo dopo. Sì, va, induci, va. Ci vai una bionda pure, induci, la pure. Induci tutto qua. No! No! Caffè? Lo dovresti si indesciuto? Che sta lui lì? No. E allora si indesciuto. Ma si può sapere che c'è chi è Gaulià? Ci sa, ci ha detto tante parole, non ci capiamo alcuna. Qualche piccafato era bestia però. E non ha vestito mai la fiata tuo cognome mio. Ma c'è Bulia? Ci sa, ci non ha giù capito, Marco. Dice che poi torna. E ci ha giù capito quello, se la canduce pure una mora. Ui. Io a casa mia non voglio né bionde né more, eh? Che facciamo qua, la casa di Ucchione? C'è il campone di Ducanduca, lo fa un carrecino tu qua, c'è il campone, bionde, more, fate, luce totte. C'è il disgraziato di Cristiano, ma qualche una figlia con me. Ah, oh, madonna mia, fuoco mia, non ce la faccio più, non ce la faccio. Ah, Cristo, ci ha già fatto di male io, ci ha già fatto. Ah, madonna mia. Comare. Cara, Bologna. Ehi, c'è ti si dia qualche cosa? No, non voglio niente. E per che cazzo sei venuta proprio tu? Sta pulizzando innanzi a casa. Ha giusto passare, Carmina, facendo come un uiento, senza manco si gira mi guarda. Ha già pensato, sicuramente a casa con Mari mi è successa qualche cosa. Ma stavo becio. C'è di cappato? Qualche cosa? No, con Maria ci siamo cappato, non gli cappato niente, no? Non è successo niente! Ah, te poi nonna mia panfilando sempre un naso agli cardi che non ti interessa, lo sai? Dieci non quenti siccome la cicala, che scatta! Ai! Sì, con Maria mia, perdonami, marito, ma sta dai all'acido! Io ho stato all'acido, o voi state all'acido? Ecco, vi ti sbagliate, pede mia! Allora, c'è cose San Francesco. E comunque Sacci con Maria mia. Ai. Sacci, che Carmina mia si è litigato con questa bestia di Cristiano. Bestia? A me bestia. Sì, a te sì. E Dagnone sta affatiata. Ha bisognato con quarta tutto e con fuoco chiamano dottore. Ogni giorno me lo faccio chiamare no, Cristiano. No, compare Fede. Il cagarone però, Cagarone. E dice manera, con Maria mia, dice manera. No. Stanti crepa, mamma e figlia. Cosa dice lui? Stanti crepa, mamma e figlia. A qua uno va a dire marzo, dice aprile.
Io non mi sento buono e questo vuole fottendo, non c'è noi, mamma mia. Mena, 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 non esagerare, ma compare a te, me, lascia stare, poi c'è San Francesco che ti aiuta. Che c'è San Francesco, muore, lascia stare, vedo. San Francesco, non sa che questa mi faccesce. Che saccio, con Maria mia, c'è saccio. Tu, cameriere, a sapere solamente una cosa, che in ogni casa c'è una croce, e quella che è la mia. Sì, a quello Calvario ti dico noi, non solamente, lo Calvario c'è la silenzia. Ehi, compare a te. Capoti li trabbi tu e non loro. Dilli la comare. Se il signore ti trattavi picca picca meglio, la moglie e la figlia, mi dica qualche cosa poteva pure cangiare, non sai? Ma c'ha a cangiare, ma c'ha a cangiare qua, comare Bulò, c'ha a cangiare. Quelle mamma e figlia sono come un lupo. Un lupo lo pilo perde, ma non lo inizio. Quelle tutte noi, sa c'è facile, eh? Ci blocca un gelacurio di una parola. Ma mi imbaccano tutte e noi! Non posso manco richiamare! No, non posso manco richiamare! Ma no, mostro esageri, mena, compare che mo proprio non esagerare, dai, mena! No, non sto esagerando fino, no! No! A qua, compare! La barca è asciuta a mare ormai, c'è niente più da fare! Compare, la mia bilaggiudita castagio, ben grazie di Dio, quali cose si giustano sole. Ma c'è sta giusta, c'è sta aggiustare qua, qua non si giusta niente. È asciuta la barca a mare, è asciuta. Ehi, compare, se non ti poco, non si va bene il diavolo di Maria. Com'è tu niente? Come è qua, stai? Sì, ne rasi, qual è, rasi? Ehi. No, raga, castagero, con ti trovo? Cammina, Santi. Non tieni mai il culo della seconda, stai alla sedia, che te la cammina, e stai qua, contiti lì, li metti con la mente degli detti anni. Cammina, no, compa mia, non... facciamo con la gente a casa. A casa hai più la gente. Sì, cardue. Che cattioli, cammina. State buono, compa. Ehi, Ma come non mi pare? Ma quei da volante di nonna va girando tutto il giorno e non ti stai a casa tua e faci cazzetti, scarpe di notte, faci ripensa qualche. Ma ciò, diciate, tutte lo stesso, sì, diciate. Ha ragione, lo compare Leo, ha ragione. Prima ci mi fai dicire al tuo bagno poi, sei messo? Stamattina, ma allora con me nonno, quando. Avanti! Buongiorno. No, torna qua, stai questo. Come vede, signor Damasco? Torna sul prato questo. Sono tornato. Oh, io ti avevo detto di venire, di tornare, ma non mo stesso. E quando allora? Ma poi, io mo stesso, te sei tornato. E poi, ha detto che induci una buona mora, no, qua non mi succede io. Non si preoccupi, la mora c'è, c'è. C'è la mora. Scusi. Dica. Ma posso sapere di che si tratta? Signora, qui non si tratta né di more né di bionde, signora. Ah no? No, ora glielo spiego io di che cosa si tratta. Mo glielo spiega io, mo. Suo marito, il signor Bottazzo? Bottazzo. Ma insomma se ho capito, c'è la cerca te. Damasco. Deve ancora saldare un vecchio conto con l'esattoria. E per sopraggiunto ritardo. Adesso deve pure pagare la mora, la soprattassa. Ecco la mora, la mora. Mo mi ho spiegato? Mo sta zacco a capire. Ah, mo sta zacco a capire. Vabbè, comunque, io non mi sento bene. Mo, va bene come ti ho detto prima. Parla al mesci tua, principale, cicacchè, e dille che il signor Damasco non si sente bene. Appena mi sento bene, passo io di persona, personalmente, della fondaria e giustiamo le cose. Siamo sicuri? Vedi che io ho una buona memoria, eh? Sì, ma c'è tu una tu. Agisto. Allora, facciamo così, signor Damasco. Damasco, metti qua una firma. A dove faccio firmare? Firma qua. A qua dove? È ricevuta, firma qua. A dove cogli io? Sopra, forza, firma. Firma. A posto. E a me va bene così, signor Cagnazzo. Una buona giornata. Non è possibile.
Non è possibile. Ma sono indesciuto, ma ancora ci è potuto andare all'assato, niente? Ci staccio io. La faccia rossa! I quattro minuti gli che le era montare! Se partono si sale di dopo, bene qua, con domanda! Ma ciao, diciamo! Ma questo ma che fa dovrebbe essere? Rafe! Rafe! Vieni qua, vieni! No, stiamo bene così, conta! Vieni, da aggiungere una cosa! Intanto c'è belle figure che mi faci fare, eh? Quali figure? Con bella gente giù casa con media delle sorti! Ma c'è pietra qui, non lo sai mai con quanto è ieri, non mia, non capisce. Vieni qua. Vicinate. Sta proprio bene, sta distanza, conta. Non ti faccio niente, vicinate. Parla, parla. Ma dimmi una cosa, non mi pare che io li soldi con paio la fondaria delle radate. Tu niente, io ti dico lo giusto. Te li soldi me l'ha dato un paio la fondaria. E io quando sono uscito da... C'era una fila lunga. Sono stato una picca, mi ho staccato pure dalla capo. Tutto il mese c'è, ma mi indivo. Mi ha giuciuto, e poi mi ha giuscito. E gli sordi? Vieni qua. Eh? E gli sordi? No, gli sordi, ma c'è stato quella vecchia, si sono nulati, quindi... Ma che mi faccio là? Permesso? È permesso? Avanti, dottore. Perdonano, dottore mio, buongiorno, fammi prego. Buongiorno. C'è muffato. Mamma mia, dottore, più. Appena agisto figlia, la maggio precipitato. Lo sapia io, agisto quindi quanto sapeva che sono io. Mo si meno a morire, con bene. Signoria, non sì, dottore. Ah, no. No. E ci non sono dottore, ci sono. Signoria, sì, dottore, professore. Ah, bene, mi sa che sono uno scarparo. Mai, mai questo, mai. Signoria, sì, dottore, professore, santo. Santo, mo, mi avvicino. Comunque, la sapete tutti sti complimenti, no? Cioè, che è successo? Aspetta, mi sento che amore ce l'ho qua sul terra. Aspetta, mi capisca, aspetta, aspetta, amore, conto tutto. Mamma mia. Ai. Ai. Otto, io mi sento fiacco. Senti, sta a fare tutti sti... Sta ti lamenti, ma non sta ti capisco, c'è chi è accappato. Sì, ma c'è cagno accappato, sì, chiaro. E c'è su capare, otto? C'è accappato. Io non mi sento buono, sono tutto il dolore. Invece non ti senti buono, i dolori va bene, vuol dire sì. Casi bio. Giusto, dottore. Poi stanti fagli una malattia, vi picca picca di porcheria che tieni. Dai. Otto, non è vero una porcheria la mia, sai? No. No, i dolori miei la so. Aspetta, picca picca, 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 picca. Io ti ho lasciato lo studio chieno di gente, sbrigate. E mo sta a parlare con me, no? Sbrigate me. Allora... A sapere, agli dolori mia. Guarda, 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 guarda. Saluti? Questo ciullo è qui. Vabbè, sì. Dolori mia, partino di qua. Percotino tutta la persona. A quando si fermano uno picca più mono. E poi con uno spiccio hanno lo dice dopo di caro. C'è sta passo. C'è sta passo. Grazie. Grazie. Vuol dire che quindi so dolori di pili e di ponte. Oh. Giusto, dottore. E lì, ma te lo pappagallo facci? Che c'è? Che tutto quello che dice il dottore dice che è giusto. E si vede che Antonietta non ti capisce. No, non sai che mi mancava con la faccia ostetrica. Ma non sa. Ma io non mi sento un po'. Vabbè, non ci mi credo. No, tanto è bello bello, e poi mo passa sotto e vediamo che è successo. Aspetta un attimo, un piccolo piede qua. Sotto. Senti. Non da visitare. E c'è giù fare? Caccia la lingua senza commingiure però, sai? Ma quest'altro, ma caccia la lingua senza commingiure. Brigate. Caccia la lingua. Dici un noto in giuro. Piena. Vergine mia, c'è che è brutto. L'inciuliata agghiata, dottore, l'inciuliata agghiata. Dottore, non mi ci tagli la sua per l'arma tua. Senti, la fe. Pista lingua e più due fedore che aperti in bocca. E ripigliare come minimo non sei mezza di uegghio di ricino. Mo, spoggiate, va. Tutto faccio spoggiare? Caccia a fare, la visa all'usurdato.
Lei ha lo gilet e basta. Era buono, dottore, mi fidava. A sto razzo chiudi tanto non ci alza, no? Vabbè, diviso con tutto lo gilet. Sì. Tu niente, dimmi una cosa. Dimmi, dottore. Come vai di corpo? E me sta meglio mangi. C'è Luca, sono tanto di te, io. E c'è cazzo c'è, c'è lo culo di quattro tempi. Raffè, c'è. Il dottore c'è, io sono il dottore. Ci dico che c'entra, c'entra. Dai, sempre illuminante, dottore. Ci... ci ha da veramente c'entra, come dici, signoria? E dica, io sti dico, ma stai sempre illuminando, ma con te, da lì, ora che? Ma con te, da sì, io mo conto, ci non lo scatto. Lo so, è cotto. E anche respirato, te lo dico, coso. Ecco qua. Sta scia alla piazza. E lui ci stile, di la cambina, un chiodo di qua e di qua. Sta scia almeno una mano con becce di cessirata. E di cessirata? Di ulie, dottor. Ulie. O pasole? Gnore. Oh, dottor, sta scia alla piazza, no? Non era scira corazzato. Mi era a fare un bicchiere di miele. Non mi era a mangiare una cosa. Così a stomaco tanto mi picchiavo. Raffè, senti Don Gaetano, che ti vuole bene. Dimmi. Sacci che sia una cosa che all'arda ti facciano più male e che utile. Digli la dottore mio, digli. Dottor, signoria così dici? Così. Io a sta fiata non ti credo. Io, quando mi sento che porto la voce belle piene di ulie e sto di fronte a un bottiglione di miele, io mi sento un leone. Ehi, quando mi lascio bevire sto miele, quando sono morto, va! Ah! Senti, Raffè, vai chiaro, che con la stitichezza non si scherza più. Che poi succede che sforza oce e sforza crai, si indiessero pure le emorroide. E se mi difutto io? Ma non so cosa che essere trasi, non c'è da più fare. E voi ne proprio non stanno pensando proprio io. C'è da più fare. C'è da più fare. Esse non è trasi, non. Dire. Un bessino non c'ho le niente. Va a farle rasire poi, bello mia, va. Dimmi, la dottoressa. Ma questo mi ci abbiamo chiamato. Raffè. Passa sotto, va. C'è da più fare. Ti visito. Lo faccio visitare? Sì. Ah! Campa, ancora da giuttare, Giai. Tanto, ti sono mai toccato, signoria, io ho visto le stelle. E non guardare al cielo. E ci sta a guardare. Ah, mamma mia! A qua il dolore? Sì, ne! A qua? Furu! Arco! Mi piglia! Ah, ma tutto dolore sì, allora. No, ma questo scemo sono la parola di Dio. E ci solo che sta lì a vivo. Ma mi faci per dire tempo a vecchio. Comunque, sacci, che noi dottori, per i dolori, non è che facevo miracoli, bello mia, Comunque, poi ti lascio una cosa. Anzi, dove? Poi ti lascio sta pomata. No, con la pomata non mi sa. Ti fregoli tutto di in capo a un pepe. E poi ti lascio pure senza valicati, sta scatola di lezioni. No, meno mi male. Mi faccio una al giorno. E non dico che devi passare tutto, ma quasi. Anzi, tu niente, fa una cosa, c'è dentro la camera e falle la prima lezione, vediamo c'è effetto faccia, va. E soltanto sto qua. No, babia. Bene, Raffaele, me. Ai, ai. Alzi. Ci mo fare? Cioè, ti faccio la lezione, alzi. Mo me la fare. Allora, dai. Ah, pregate. Aspetta. Ah, ora facciti facile. Chiano, chiano. Aspetta, per capire. No, pureggio. Senti, ma ci faccio, non mi sfoglio qua. Ma c'è ti dice, la capo, che non c'è la campi, la capo. Mi sformile. Spiegare il sudo, scusuto, che non sia. È peggio, scusuto, io non mi fido. Dami. Sì, sì. Carmina, vieni qua, vieni. Visto che stiamo soli, mo posso finalmente parlare. Dimmi, dottor, quanto abbia che sta aspetto con me la dici? Cosa con te dico, c'è? Qui dobbiamo dire, no, dottor? C'è da giudire. Io non c'è bisogno manco con quenti, che da giù capito già, signoria. Ah, bravo, Carmina. Allora, visto che ha capito, come la mettiamo? Dottor, come quella menti, dottor. Come comandi signoria? Come comando io? Era buono, bella mia. Come comanda lo padre eterno a dire? Come sarebbe a dire lo padre eterno? Che c'entra mostra questo? Carmina, Carmina, non pensare sempre alle fesserie, pensa alle cose serie. Idi, a secondo credo conoscente, casiri da stai fiacco. La cosa non è filo buona. E come stono le cose, quanto un dai in dai che. Sacci, carafele. In un momento o l'altro lo perdite di mano.
Ma quindi non so filo di dolore reumatico come l'ha detto al Bibbio. Perciò, bella mia, cerca tutti i rassegni e poi fagli rassegnare con un tonietta. Cara fe, in un momento all'altro, su palusicca. E taggi di tutto. Io, dottore, mi credia che mi eri dire a devose, guarda. Accetterà a dire, accetterà a dire. Nienzi, dottore, nienzi. E poi così va, mi dici una cosa di questo. Cosa, come ti l'era a dire? È meglio che mi confidato con te, io con me la confidare. È meglio con te che con mamma. Ehi! Dai, fe, c'è a cappa. Ehi! Mamma mia, dottore mia! Non è il mio picchiato, non è! Mamma mia! Che carne che è quella? Che era il dolore, era il dolore, ma mi mancava, quest'altro mi mancava! Mamma mia! Dottore, chi l'ha giù fatta? È sentito di qua fuori, Antonio. E figurati, io ci ho giocato. Aspetta, 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 amo quello stato dolore. Mo ti passa, Guido, mo ti passa. Si passa, a me non si impuragnesce. Sì, miracoloso. Ai, 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 mamma mia! Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Senti, la fe, mo senti a me. Mo va, accorcate. Cantunietta, mo di frigola tolta da pomata, da giudito di capo a ampere. Vabbè. E poi, edica, ti senti meglio. Poi? No. La fega non è pettola. Per tutte le cose c'ho lo tempo. E comunque, sentite, io ho modo che mi dico, ha già lassato lo studio che ero di gente e si è fatto pure tardo, eh? Tieni ragione. Ci c'è qualche novità, mi mandate a chiamare. Va bene, grazie. State dottore. Bene. Sia più buona, sai. E mi raccomando, sai? Mi raccomando. Grazie, dottore mia, sai proprio il. Sì, non ti preoccupare, state buona. No, questa pure lo punto vuole. Ma quello non capisce niente! Sì! Quanto ti hai di festa, quanto ti piace pagliare! Ma lo chiami tutti i santi giorni! E c'è ma di tu! Beh, va bene, va! Mamma mia, io mi sento sempre più fiacco! Mamma mia, la capo sta mi girando la bacca dentro! Fermo, tu così! Mamma mia, allora c'è pure pure! Sì! Ma cosa ci facciamo? Ci mangiamo? Madonna, la dici con giusto. Ciao, ciao, ciao. Ma poi quanto spicciamo di mangiare, eh? Mi ungi, non sta dopo male. Sì, sì. E poi dimmi. Ciao, ciao, tieni ragione, ciao, ciao. Mamma mia, a me non si impura niente sta puntura? Non ci impura niente, non ti l'ho mai fatto impuranire, cammina. Ai, 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 ai. Figlia mia, te non vieni e mangi. Ciao, ciao, come vieni, vieni. Vieni, figlia mia, ci no ti freddo tu poi. Vieni, 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 ai, ai. Ciao, mangiamo, ciao. E pensare che abbiamo un sacco di tempo, che sta aspettando un momento come Guido. Cubeccio ci scappa di occa, tocca aperti dottore qualche cosa. Mo addio speranze proprio, no? Comare! Comare! Nai, Carmina, a me? Ha giusto il dottore che ha vissuto. C'è t'ha detto di serietà? Ha fatto tempo a girare l'angolo, comare Bolò. Niente, comare Bolò. Cose fiacche, guarda, cose fiacche proprio. No, cose fiacche. C'è fuoco, sta staccata, entra sta casa con mare Bolò. Si è rimasta a more. Mena, poca sta a more, mena, Guido. Sta a more, mo, sì, che allora? Prima mi l'ha detta, scuso, lo dottore. No, allora abbia ragione, Pureggio, quando dicia che è tutto chinuti tu luri, ai, 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 allora abbia ragione, allora. Dice sorta di maniera abbia ragione con Mario Bolò. Noi lo pigliavamo pure più fessa, lo pigliavamo. Carmina mia, con certe cose non si scherza. Ricordate che su sta terra siamo tutti di passaggio. Prima o poi, tutti a grandi tocca. Quando ti critica, sì, chiara stella, ria la morte e ti cangia la figura, figlia mia. Grazie. Belle parole. Vabbè. Ma io mo voglio fare però con mare Bolò. Non spiccia qua. T'ha fare coraggio. No, ne voglio fare, mo, voglio fare quello che dico alla mamma. No, mamma da niente sape. Mo ti ha giudita, che me l'ha detta scuso a me, lo dottore. Allora, sentimi sana. Guardami, sentimi sana. Tu cominciare un discorso e va fuori, poi zacca e scurefoli e gli la dici. Fatte coraggio che non si chiognone. Madonna mia, vedo. Bolò! E non puzzi, malissimo! Ma c'è tutto! Hai mezz'ora, capo
attivato con te. Cammina, spedizione. C'è, ma c'è chi? 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 Mi raccomando, comare Bolò. Non ti scappa niente. Sì, non ti preoccupare. Non gli riarecchi a Siri. No, non è stata scucitata. Non ti preoccupare. Cammi, cacca, cammi. Guarda, questi sempre volta. Vabbè, va. Ehi, Caio, e ti ancora qua stai? Cammina a mangia. Dai, ma stasera non dai giù fame, no? Come non dai fame? Cadi ieri sera che non mangi. E ma tanto di la fame non si muore. Di malattia però sì. Cammina, ma c'è accappato, si costa sette, ma sette. E c'è maggio sette? Puzzaccamo di da fuori, ha detto. Puzza anche di da fuori, c'è. Ma si può sapere c'è chi era di Emilia? Senti, ma non è facile né che te la dico né che mi spiego. Come dici c'è? Qui tu cosa devi dire, ma... Carmina, c'è ma dire? Insomma, vuoi con quelli, ti ho dato picchiare a schiaffi. Senti, l'udata davvero che non sta buono. Qui tu non soffilo dolore di sua. Ma c'è di sai tu di quei giocatori ne sirita? E ma lo saccio, e tanto prima o poi ti le raddire. Antonio, ma come dici c'è? Ma insomma, per questo no? E ma prima lo dottore, scuso, mi ha detto una cosa. Ma c'è chi che ti ha detto? Mi ha detto che l'udata... L'udata? Sta a muore. L'udata sta a muore? Che di non anna l'ho detto che lo perdiamo di mano. E da veramente sta a dici? No. Madonna mia! Aspetta, non ha giù spicciato. L'ha giù detto pure con Mario Bologna. Ma quella lingua lunga? E come lo vado dicendo a tutto il paese? Fuego mia! C'è disgrazia a casa mia! Questa casa è sorta mia! Come facciamo tutte due figlie mia? Oh, Madonna mia, e mo! E ma... Gesù Cristo mia! Come meglio che è possibile, ma... E come facciamo, figlia mia? Ti cerchiamo, lo tiriamo tutti noi. Gesù, 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 non posso pensare. Ci dici, scoso qua, la nascosa per questo. Vieni qua, nascoso, lamento qua. Sì, sì, una. Ci stavi confessati tutti noi. No, ne nati, dopo si dure, da sta qua. No, la coperta, sta qua. Dopo ma che cazzo mai? Sempre hanno pensieri da parte sta. No, settate, Davide, chi vi? Settate. No, ne sta penso, finiamo mi sento di riesco i caica. E chi vedi, sì. Sta penso, calomi indietro, non mica la ghiaccia meglio. Ma, no, Refe, perché mo devi uscire? No, è meglio che mi stavi poco porcato, no? Perché? Poi io dico, si vicchio tardo, che devi fare alla ghiaccia a quest'ora di mariscio? Era meglio quando ti stavi porcato un pochino. È vissuta? No, ne da. Facci buono. No, ne facci buono, yes, picchi picchi, yes. Ma no, pure questa da. Pittero. Sì, Raffè, noi ti vivo bene, lo sai. Ah? È vero, no? Sta babbo! Togliere! Ma ti ha picchiato mai tanti dolori di panza per me? Mai mi ha creduto! Mai una carezza! Mai un aso! Se vuoi dire tuo amore, Fè! No, dagli la figlia, dagli la! E te, Fè? Tieni, no. Ti l'hai giù pure pulizzato, non picchi, da. Mi l'ha pulizzato. Mintila, come picchi di scoccato, sai? Questa... No, questa pure di piedi sta... No! Hai di spedire il sudo, c'è di cappato? Niente. Niente. Pitte, stai che ho sistemato, non picchi. E invece, non venite mai preoccupate. E mo mi stare attento alla friscura. Sì, la friscura. Può riparare alla strada. Ma ragazza, magari la friscura ti face male. No.
c'è una temperatura da fuori, un boccia di uno picchi, mo. No! Beh, senti. Cosa, babbi? No, no! No! Gesù, Giuseppe, il nome di... Mi raccomando, con non tardi, sai? Lo dimivi, picchi, picchi, lordo, da, con non dici non niente. Con non tardi, per favore. Torna presto. C'è, babbi. No, c'è, Dio, conosce la gente in mezzo alla casa, con lì la dice. Guarda, se sei stata città, che figlia la dita, non sappiamo per sfogare, micchi, micchi. Umare! Ehi, umare, proprio a te sta pinzava, no? Ah, sì? No, meno male, ma... Sta pinzava, ti faccio un e ti tiene un altro. Mena, mena, può darsi pure che i medici sono sbagliati. Che quindi uno ti investino e 99 ti sbagliano, quelli brucia tutti almeno. No. Comare mia, vogliamo che ti sente lui signore, ma qua pare che la cosa è seria. Ehi, fin qui tanto c'è vita e c'è speranza. E poi stiamo tutti in ciallimano di lui signore, di San Francesco Nescio. Sai che io proprio sono un lampacione, no? No, ma c'è sta a dici, ma c'è sta dici. Come secca che io non sto a capisco niente, no? Non. Ha già capito tutto, io. C'è capito, compare, c'è capito. Saccio io, c'ho già capito, saccio io. Ma Carmina, Carmina, dove stai? No, 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 figlia, ma cosa ti dia? Non ti preoccupare, dai. Sa c'è fa? Dimmi. Figlia, l'ursolo di lumiere, va, con due bicchieri, va. Però non ti senti buono, ma lo bicchieri sempre da stare. Ehi, stasera è festa. Come è festa? Festa, cagno. Sì, compare Leo, sì. Sì. Festa, che voce. Sì. Sì. Sa come sta, mi sento? Come? Come un cardillo camola. Sì, e sa capulare. Aspetta, no, prima bevimo. E poi... No, oh. Aspetta, aspetta. Ai. No. Oh Paola, salute, sai? Ah, salute. Vabbè, via! Carmina, fuggi! Chiama il dottore, figlia mia, fuggi! Ma c'è dottore, dottore! Tante cose! Caramele ha ambulato! Ha ambulato! Ravele è muerto! No, Ravele mia! Thank you.
Ai ai. Vergine mia, quanto strada che ho fatto con Rio qua. Ma poi, cristiani mia, una strada ma brutta, tutta stretta stretta, tutta curve curve. Ogni foggia, un po' di obbedire. Ecco, non ha giurato uno, un anti. Uno non ha giurato. Ma dici che ha sbagliato strada? Ma non è. Perché io ho giocato una freccia, la diceva un po' sempre dritto. E io con una festa sta la seguro. Ma mo, sta a pensare. Non si è giù sbagliato. Ma c'è tanto fumo. E poi, ma dici che sta a bisogno? No, no, sta a bisogno. Ma sono biusira, o sono morto? No, sono morto, una bici scuola con mia signora. Sono morto. E io dico, quando si è presentato uno, è vero che l'anima quando muore dice che ha a soffrire per le malefatte che ha fatto. Ma io malefatte non da giù fatte, e quindi posso stare scucitato. Io mi sento a capo mia, mi supponia, no? A uno quando muore, pum, il corpo rimane già. E io, fu, e si trova a Don Casacciuolo. Ma qua come stanno le cose pare che non è così. Bah. E poi, voglio che dico pure un'altra cosa. Ma le muerti li piedi li togliono. Oh caro, lo petrolio, una mamma e figlia, ma c'è scarpini, ma non mi so, si sape a dolore un'occhiata, una maledette, si sape c'è uno sparagnato, pure sulle scarpe, che queste non sono manco mia, che se la poi sono pure più piccicchia di numero, maledette, mamma e figlia, pure di muerto sta mi facendo soffrire, maledette, non te do però io qua sento cantare di una parte, e credate di raggia. Ehi, io sto sacco di mire, ehi. No, madonna mia. E mo? Che faccio? Che faccio? Eppure dico, qualche cosa era succedere. Ma qua non succede niente. Bah. Oh! Madonna mia! Ah, c'è chi è qua tutto questo splendore? E allora giungi tutto me, a qua che me? Sì, giungi tutto me. A qua bestia, a qua. E c'è pure scritto, e c'è. E ci dice, mo, palleggi. Stammi vicino, peggio. Dice, venite figli di Davide. Ah, qua tutti quelli di figli di Davide vogliono scelti da. E l'addi, io che sono figlio di Emanuele, a dopo, si è cacciato un fatto, no? No, i figli di Davide, no? E l'addi ci sono, figli di... Vabbè, no. Ma qua ci dice invece, luogo sacro, riservato alle anime del limbo. Io a casa mia limbure non daggio mai pure. E il Madonna la sera che manco a casa si rimanda a Biano. No, non daggio mai pure io, né limbure e né cofano. E di modo, manco qua posso uscire. E qua ci dice che non siete manco, fulmine. Dice, lasciate ogni speranza voi che... Entrate, ah, questo è un fierno a bestia, qua non voglio. No, andrà, ma sì, allora, qui c'è brutto, quello con lui di già, no? No. E c'è pazzo? E c'è pazzo? La decisione io qua la ci pigliare. O tuzzo, una porta. E vediamo che succede. Sì, ne me, e così mi faccio, no? Ma tu su questa porta, è peggio.
chi è? Io so Ami! Chi sei? Io non conosco questo corpo. Io non so corpo, anima so. Beh, certo, come anima sei abbastanza brutto. Come un sacco pure quest'altro. Ma all'inizio specchio in da bidi ui. Quanto è che non ti miri lo specchio? E poi, io sai quanto strada ci ho fatto con Rio qua. Sai come voi stracco io. Figliolo, la strada per arrivare fin quassù è lunga e difficoltosa. Eh sì, a me dimmi, l'ho fatta. Ma senti, di grazia, fammi capire. Perché hai bussato a questa porta? Alla porta del paradiso. Ci ho bussato, faccio entrare, no? Ma per entrare in questo luogo santo, noi dobbiamo fare degli accertamenti. Tu furbi, non chiuso tutti gli ospedali, e questo le faccio accertamenti. Qui, mio caro figliolo, è molto più difficile. Molto più serio, siamo molto fiscali, molto attenti. Vedi, le cose, forse non hai capito, che tu stavi per entrare nel regno di Dio. Piuttosto, fammi sapere, ma tu il passaporto per questo luogo santo ce l'hai. Il passaporto per varcare le porte del paradiso te lo hanno dato. Ecco qua. A me non ho dato proprio niente. Dice che è stato caso muerto tutto di paru? Forse hai ragione, su questo obiettivamente non ti posso dare torto. Ma sentiamo piuttosto, come ti chiami figliolo? Io come mi chiamo io? Raffaele Damasco, detto lupo accetto. No, attenzione, qui i soprannomi non hanno più alcun valore. Qui contano soltanto i nomi e i cognomi. Volevo porti alla tua osservazione. Lo vedi quel libro? Sì. Non è un libro qualsiasi. Vieni, avvicinati. Questo è un registro. Ah. Il registro degli eletti. Ah. Delle anime elette per il paradiso. Questo registro, figliolo, vieni, non aver paura. Questo registro, vedi, si divide in due parti. Apriamolo. Scusa, Pedro, è mezz'ora che sta puntando, ma... Sì? Signoria, ci senti? Ah, non mi hai nemmeno riconosciuto. No, ci faccio dire lo giusto, no? Io sono San Pietro. No! È Fraida, Fraida! Ma con chi ce l'hai? Con San Paolo? Sì! San Paolo sta in chiesa. Allora io non l'ho fatto sacristano. E a te sono messo qua alla portinara, sì, te portinaro, sì. A me, figliolo, mi hanno dato il compito più delicato, più difficile, quello di accogliere, vagliare ed esaminare le anime che vorrebbero entrare nel paradiso. Ti stavo appunto spiegando questo, ma avvicinati, per favore, avvicinati. Lo vedi questo registro? Ho detto registro degli eletti. È diviso in due parti. Se il tuo nome comparirà nella prima parte, ebbene, potrai entrare subito, immediatamente nel paradiso. E adesso sto scritto io, adesso. Qualora invece il tuo nome dovesse essere presente nella seconda parte del registro, mi dispiace, ma dovrai andare e vagare per un po' di tempo in qualche altro luogo. Oh, state scucitato da parte, sto io. Va bene, lo vedremo subito. Iniziamo a leggere. Abbiamo detto Damasco Raffaele, no? Con due F, sai però? Due F, sì. Non badiamo a spese. Allora, Damasco Antonio, Damasco Carlo, Damasco Raffaella. Sì, ne vedo, questo fila mia era meglio la pietra, ma con la chi? E ci sei quella, dai, io sto scucitato allora, qua mi tocca. È un'anima eletta, un attimo di rispetto. Continuiamo. Damasco Paolo, ecco qui, hai visto? Damasco Raffaele. Era quello che io temevo, ma lo pensavo sinceramente. Vedi, il tuo nome sta nella seconda parte del registro. Ecco. Ma ha guardato bene, signoria. Ho guardato bene. Ma io sai ci Raffaele, solo ci Damasco. Figliolo, è inutile che tu cerchi di elencarmi eventualmente tutte le cose buone che avresti fatto nella vita.
È vero che obiettivamente se sei arrivato qui fino alla porta del paradiso, la tua vita non è stata poi così cattiva. Però qui da noi, qui su da noi, conosciamo ogni vita e conosciamo anche le omissioni che hai compiuto. Figliolo mio. Allora. San Piemo, mi pare sta facendo un piccolo scaffuggioso, signoria. Non c'è più rispetto di una volta. Allora, stavo dicendo, davanti a questa situazione, mio caro figliolo, la punizione è chiara. Dovrai vagare per un po' di tempo. Non potrai entrare in paradiso, ma dovrai vagare per un po' di tempo. Perché purtroppo questa è la tua condanna. Non potrai entrare subito nel paradiso. Adesso però, figliolo, non ti dispiacere. Ho perso fin troppo tempo per spiegarti tutte le cose. Adesso armati di pazienza, di amore verso il Signore e vai, figliolo mio. Vai, a dove vai? Devi vagare, vagare. Vagare a dove? Vai. Vai, a dove? Vai. Ecco qui, che sorpresa, no! Che sorpresa. Il mio caro San Francesco, voi qui. Mio Signore, sono venuto qui a portarti quest'anima che a me sta molto a cuore. Oh. Quanto dici si facciano fra Dindi, sì. E che merita tutto l'amore di Dio. Ho capito. Quindi, patrono d'Italia, un'anima buona, possiamo dire. Buona, buona, sì. Buona, buona, capiscimi. Ti capisco, mio caro San Francesco, ti capisco. Buona. Però, ecco, adesso, così, su due piedi, parliamone con santa pace in paradiso. Ecco, assicuriamo la nostra figliola. A Bologna, attendi un attimo qui fuori, per favore. Noi un attimo andiamo in paradiso e ne parliamo di tutto punto con San Francesco. Ecco, quando noi di San Francesco. Prego, San Francesco, prego. C'è comandi con dici, compare. Senti, c'è quello che dico. Sei no, venuta l'altra corazzata, sei venuta. No, ma guarda questa, guarda. Ma... E poi, no, un auto in mano, una cosa. C'è poi. Ma lì mia, da sotto, ti piangi, no? No. Sta piangi, no? Compare, quando in una famiglia andai uno di meno, si sta meglio. I muerti loro? Caso io stesso? Non stai citando loro? Non stai citando loro? Non stai citando no. Va bene, va. Oh, lascia un momento a posto, riposo e qua su, sai? Poi faccio con me quando scendo da sotto, il sacco tutti due, mamma e figlia, vi pinnaccio, e faccio con me, oggi hanno buone. Li spenno prima lo sotto e poi lo susu. No, non stancicando. C'è spenni, c'è spenni. Quando arrivi qua sopra, ha spicciato di mettere e di pisare, compare. Così dici, compare? Canò, era buono, ci potiamo tornare, era buono. Manco speranza può subire allora. Non dai, a qua, ormai mi ho spicciato. No, ti disgraziate, pure mio caro San Francesco. Non ci sono problemi, assolutamente, non ci sono problemi, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe, San Francesco. Ma allora, sentiamo, figliola Apollonia, raccontami un po' che cosa hai fatto nella vita. Io, San Pietro mio, ho fatto sempre opere di bene. Brava. Giusto appunto quello che ti dicevo prima io. Esattamente, San Francesco. Sempre, sempre, San Pietro, sempre. Sì. San Francesco ti sape qualche cosa. No, lo santo pure lo sape. Opere buone, opere sante. No. Ci mancherebbe, certo. Ti dico proprio lo giusto. Diciamola proprio. Tutta la verità. Ha già trascurato un picca marito, ma. Un picca. Però
aggiù sempre fatto opere di bene. Brava. A tutti. Aggiù pregato, aggiù fatto sempre lo santo rosario, aggiù aiutato e mai aggiù gli ha stimato. San Pietro mio non aggiù mai gli ha stimato. Io ho fatto gli ha stimato un altro cristiano. Figliolo, vai. Stavo. Allora, carissima figliola Polonia, sei la benvenuta nel paradiso. Ecco qua, la benvenuta. Perché non soltanto me ne ha parlato San Francesco, ma ho capito che hai fatto sempre opere di bene e soprattutto hai aiutato i fratelli bisognosi. Ah. Grazie. Ripeto, sei la benvenuta nel paradiso. Grazie San Pietro mia, grazie San Francesco, protettore mia, grazie. Apollonia, sono io quello che ti deve ringraziare, Apollonia. Il santo sta la ringrazia. Allora, prego. Entriamo nel paradiso. Pace bene allora. Pace bene, San Francesco mio, pace bene. Prego, figliola, prego, entriamo nel paradiso. Eccoci qua. Oh, biscopa, nasa ghietta. E io mi pensava, abbia ragione lo proverbio allora. Dicia, cani fili d'ingra e lì cornuti, e sono i prepi del giadi. E io mi pensavo che non era vero, ma qua di quello che sta peggio. Ecco, penso che oggi l'ha stato bene, sono venuto qua più meglio e ha giocato bene, che almeno da sotto ogni tanto un bicchiere di miele quello che sia. E a qua c'è faccio, no, un peggio sti cose, guardate, dice un babbo, vado babbo, c'è babbo. No, mamma mia, oh biscoppa, nasa dieta. Guardate poi quelle disgraziate non stanno cicchiando un filo, Marco. Va bene, va. Io così non posso stare, però. Io oggi ho pigliato un provvedimento. Come c'ho qua a quest'anno di peggio? Permesso? Qua non c'è accendi proprio, questi si vede sono quelli che stabbacano. Muoviti, sai? Muoviti tanto che gira, tanto che sboda. Muoviti, mo. E c'è giù fare? Sì, questa che è la quella mia. Però io sto a temo. Urmine pipiglia. E c'è giù fare? Ho caputo su. Mamma mia, questa a temo. Mamma mia, che c'è di qua fuori e c'è tutti i miei, dai intro se la cincia questa. Oh, che non sono. Mi sa una donna pure brutta. Mamma mia, quanto rumore. Che morde su, accendi brutto. Mamma mia. Lascialo caduto, questo è il regno. Tormentare le anime dannate è il mio impegno. Ma c'è dice? Qui dove il tormento è sempre eterno. Chi è che bussa lo mio inferno? Ricordi, tu accessi brutto? A me accessi brutto! Mamma mia, c'è che brutto? Mamma mia, ci m'ha mandato? Mamma mia! Mamma mia, sta pesse! A me mi ha detto che sei brutto! Io non ci ho detto proprio niente! Ah, vuole a Dio! Ah. Fratelli, stati ben buoni da parte, che piano piano morrasi di tutti, non vi preoccupate! Oh, tu sta lì di sti fratelli, sti sorelle, quello c'è di? Tu non sta lì di, ma sa quanto d'acqua fuori che sta aspettando a a casa mia? Sì. Capoca. A me mi dice il cuore che tu ti hai ricorcato e sta a dormire. Mo ti ha abbazzato, mi ha murato di senno, con gli orecchi tutti. E stabiliti tante cose. Qua c'è proprio Cedi. Ma dici tu, ma c'è Cedi, piuttosto tu c'è va cercando di me. Io ho bussato, faccio entrare. Raffaele! Ehi. Tu non puoi passare! Ah, perché non posso passare? Perché tu so balla terra, picchi di bene, ogni tanto l'ha fatto. Oh! E beh!
E per questo non dovrebbe essere premiato. No! Ma senti c'è temporale che sta sioda. Sì, sì. Adesso facciamo un caldo e mi chiedi di stare qua fuori. No, era quello se mi facevi la sera, se la costa miscela. Senti, la regola dell'inferno è chiara. Vale. Ci face bene sopra la terra, non posso asire c'è l'inferno, la capisci o no? E dici che mi lasci qua fuori questo temporale che mo ce succede qua? Se la costa a te, io. A qua fuori face fresco, ma da sotto si muore di caldo e mi chiedi di stare qua, diretta a me. Fammi, può bene. Tante e da, lascia una danca, non posso asire l'inferno. No, e qui sto. Per favore. Oh, bande, va. No, morriamo di caldo. Va, bande. Va, bande. Mi scoppa la furmina a tutti qua sotto. Ma tutti con me la portano questi. Tutti lo complotto di fatto, tutti contro di me, sai? Oh, biformi, là, Dio, a me, no. No. E mo? State buono Gesù Cristo, non state guardando. No, ciò so. Un paleo. Che dici? Ma uno mi si curate tutti qua su? Pupà, a sapere che prima o poi tutti qua vi tocca! A noi? Ma dimmi una cosa! C'è sta facendo qua fuori? A aria Sapigli? Sì! Di quando sono arrivato io sempre qua sono stato! Ma t'ha saputo per presentare quello? No! Non ci ho fatto tempo manco correvo, io ho immaginato tutte le porte! E niente, t'ha imbuscato! No! Quello che sta a piedi ha già imbuscato! Non sta a piedi! Era imbuscato! Senti, è Bologna mia, Bologna mia! Bologna tua? Bologna tua è stata tutta sensitiva! È arrivata qua corazzata, è arrivata! Bravo Bologna, bravo! Bravo, sì, bravo! Cosa Francesco? Ma quindi sappiamo le cose però, sai? C'è quello! Niente, non voglio dire niente, no! Voglio dire niente. Ma tu t'ha presentato quello, no? Lei è un mapeo, senti. Ma ti dico io, oggi manco arrivato qua sopra, è immaginato. Si vede che non t'ha saputo presentare quello. Qua, guarda me, così fai. Ecco qua, arrivato l'anno spirito di Chicago. Guardo io, come fare. E va, io c'è figura quasi. Poi c'è pezzo di traiccia, mo. Chi è? Madonna mia. Io sono Leo, lo fugalato! Ah, che specchi usare! Ah, non sa so qui è passato aspetto, cammina, spuriciato, faccio fatica, cammina! Ricordito! Oh, due minuti, capori! Bene! Ah, ha visto cosa face? Sì, compà, ma te però! Fui quell'assato infierno sta picchi! È meglio che vai all'inferno ridendo e qua allo paradiso piangendo. Vabbè, tanto poi lui pure fra focalari tutti i capiti? E quindi stai buono da te. Raffè, a sapere, cadi ieri o di state sono sempre buone gli scarfati. Sì, ne va, come dici te, va. Oh, mi scoppa una saglietta, un'altra fiata. Mi scoppa una saglietta, pure questo, quello sta all'ospettava addirittura, lo conoscia. No, un bene, un male, un formine. E io a giù vagare, dice, un vago. E vaga, c'è vago. Altro vago. Maledetti. Ma sta mi chiamano? Raffaele! Ma mi sei tu chiamare? Raffaele! Ci senti? Sono la Vergine! Che dosi Vergine, purgata? La Vergine, Raffaele! La Vergine? Vergine mia, non dici minchia una buona parola per me, Vergine mi batti qualche cosa. Cosa non va, Raffaele? Perché vaghi ancora? Vergine mia, io bueno non ho capito. Ma di quello che ho capito, pare che io ci debba essere un'anima ascante. E allora? Tocca su, non mi pierdo. Dici davvero?
Vergine mia, ci sta tirando i coglioni, state scusitando. A totte di porte ha giuduzzato. E qua fuori con un cane, no? Ma non l'ha stato. Eppure qui siamo tutti figli di Dio, Raffaele. Questo pure mi pensavo pure io prima con becci in certe cose. Pure io mi pensavo che erano tutti figli di Dio. Però poi il reato qua su ha visto che ci sono certi che sono figli di Dio. Ma certi sono figli di ingra... Ma capito, no? Non mi pare un tipo. Raffaele, non affliggerti. Ma perché ti hanno vietato l'accesso? L'accesso? Pure della statura non lo stai tu. Quale accesso? Ebbene, Raffaele, sappi che in principio neppure me hanno fatto entrare. Te? La Vergine? La Vergine, Raffaele. Ma poi io di dopo ho toccato col tumbano però. Certo. Ascolta, Raffaele, nessuna cosa cade mai in disgrazia se ci si affida alla grazia. Vergine mia, mi ho fidato tanto io, mi ho fidato. No, c'è da giubbuto. Niente. Raffaele, non tormentarti, vedrai che tutto si sistemerà. Ora... C'è da dire, Vergine mia, ci vuoi fare qualche cosa te? Lascia fare a me, Raffaele. Io non so che c'è fare. Porta pazienza. Sì, ne per quello da giubbuto tanto, ma ce l'ho qua, mi era stato. Ma se non ti abbiamo, mi era giù tu. Mi era giù, a dove era giù tu? Porta pazienza, dice quest'altra, no? Oh, santo Antonio. Ma dove è riuscito? C'è da fare? Raffaele! Ha fatto già! Certo. Apula questi! Tieni, questo è tutto quello che ho potuto fare per te. No! Grazie! 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 No! No! Quindi, stando così le cose, questo lo passaporto per l'inferno, eh? È meglio di niente, Raffaele. Ah! E bene fidati, con mi tenere sopra lo stomaco, con mi facili girare, con pelo, e alla fine... Vai, Raffaele, questo era lo fine che era a fare io. Vai, Raffaele. Vai, Raffaele. Vai, Raffaele, vai. Bella, bella, uno di spaghetti. Bella, no, vai, Raffaele, vai. Va.
passa morto per l'inferno. E quindi? E quindi? Ci devi spiegare prima? No! Non puoi assistere, ma non appena torniamo la sanzione di quanto sei stolto! Come me la spiegare prima? Ma che non esci, ma va, non ci vado qua, ci chiedo! Va, ti rughiamo! Va, può essere, va! Ma guarda, mica, io c'è! No, non fa dobbiamo di quindi, no! Mi faccio andare un Santa Madre. Pietro, io credo che siamo stati un po' troppo severi con l'anima di Raffaele. Forse lei ha ragione, madre. Avremmo dovuto prendere più in considerazione il suo caso. Perdonami, Pietro, ma questo succede quando si vuole essere un po' troppo pignoli. Solo che a volte si rende la vita difficile a quelle persone innocue come Raffaele, che alla fine non farebbero del male a nessuno. Ma a volte si trovano travolte dalle situazioni e invece di essere agevolate da noi, vi facciamo pagare tutte le conseguenze. Madre, che cosa possiamo fare? Io credo che siamo ancora in tempo a dare anche a quest'anima il posto che realmente le spetta. E sono sicura, Pietro, che Raffaele ne sarà tanto, tanto contento. Ma lo sono anch'io, sicuro. Perché ha sofferto tanto e pianto tanto molto, prima di ottenere ciò che più desiderava. Molto. Ora andiamo nel Regno dei Cieli, certo, per discuterne nel modo migliore. Certo, Santa Madre, dopo di te, prego, prego.
paradiso non c'è stato verso col caso. Dice che c'è un pagane. All'inferno. La fiamma che sono ciasuto, mi sono cacciato. Sapete perché mi sono cacciato? Che l'ha scurato in un guerno. Ma ci pensa faceva caldo, faceva. Ma ha buttato la capo, ha chiesto solamente di corne sua. Ma si è scurato in un guerno. E mi ha cacciato. E io che mi pizzavo da una fiamma da muete che spicci di soffrire. Ma qua, non si spiccia mai allora. C'è stammi facili di passare. Ma guarda, ma io dico, no? Attaccati, mi hanno vinto la spazzatura, basta la spiccia, sta storia. Non mi indifido più io, non mi indifido più. Raffaele! A tu non stai finiti! A tu non stai attaccando! Figliolo! Non voglio manco con 10, ho venuto di scivere! Figliolo, è giunto il momento di ottenere ciò che tu hai tanto desiderato. Sì! Sei il benvenuto nel paradiso! Senti, San Piero! No, c'è! Con il paradiso ce la dico il c'è! Ciao! Ringraziarvi per la partecipazione, mi auguro che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento e vi abbia regalato una piacevole serata di svago a teatro. Un sentito ringraziamento lo rivolgo ai familiari di Mimino Spanno presenti questa sera per la disponibilità e collaborazione che hanno sempre dato al piccolo teatro. Ringraziamento a tutti coloro che lavorando dietro le quinte hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo. Al tecnico audio luci Walter Fracella. Per la scenografia Andrea Barone, Pasquale Alfieri, Gregorio Polo, Angelo Delfino. Collaboratori Erika Sciacca, Federica Meo, Valeria Castignano, Federica Ruggeri, Sofia Pagliacci e Silvia Sciacca. Prima di passare ai personaggi che hanno dato vita alla commedia, desidero chiamare sul palcoscenico la persona che con grande professionalità e dedizione ha saputo preparare, guidare e coordinare tutto il gruppo artistico. Mi riferisco al regista Andrea Barone. Adesso i personaggi Pio Tosto e Don Gaetano Bificellu, Antonio D'Elia e Salvatore Manieri. Gloria Pompadoro e Leo Ciola, Noris Livieri e Gregorio Polo. Carmina Damasco, Antonietta Landoccia, Stefania Fedele e Adele Perrone. San Francesco, Valentina Schirinzi e Terenzio Andriani. San Pietro e Lucifero, Giuliano Piccione, Pasquale Alfieri. Raffaele Damasco, Salvatore D'Alessandro. Prima
prima di chiudere un breve saluto dal nostro regista Andrea Baroni. Proprio posso ringraziare innanzitutto il nostro Riccardo 40 che è in sostituzione. Poi ringrazio questa sera, visto che concludiamo dopo cinque serate, è giusto che io ringrazi il mio gruppo, perché è un gruppo eccezionale, sia perché sono tutti bravi e soprattutto perché si impegnano tantissimo. Quindi... Solo grazie a te! Ringrazio questa sera, approfittiamo, l'ho fatto già Riccardo, però ovviamente tutti i parenti di Nino Spano. Ne parlavamo poco tempo fa quando c'è stata la targa in memoria di Mimino. Esattamente sono passati 39 anni dall'ultima volta in cui è stata fatta una nuova commedia scritta da Mimino Spano, era Pacciatoria di Paci del 1985. Siamo tornati dopo 39 anni nuovamente con un suo lavoro e quindi è una cosa bella, ovviamente. Vi lascio al pubblico, perché non è mai scontato riempire 5 serate e il teatro è sempre stato pieno, non è semplice, tante delle volte è la fiducia, no? Che sulla fiducia si va alla fine. E quindi grazie a tutti e speriamo che sia stato un bello spettacolo.